Bentornati su Radio Design, la radio dell'Istituto Italiano di Design. Io sono Nicola Palumbo, qui docente di web marketing. E oggi conosciamo uno dei nostri docenti. Siamo in compagnia di Isabella Cascianelli, docente di Shoes Design per il corso in Fashion Design. Ciao Isabella. Ciao. Allora iniziamo con il chiederti. Dici un attimo chi sei. Io sono Isabella Cascianelli, potete incontrarmi a Lead, dove insegno design della scarpa e dell'accessorio. La mia formazione parte proprio qui da Perugia, dall'Istituto d'Arte, per poi diplomarmi al Polimoda Firenze, ma non mi sono fermata lì. Ho fatto dei corsi aggiuntivi all'FIT e alla Parsons. Da allora non ho mai smesso di studiare. Ancora oggi faccio dei corsi per ampliare le mie competenze. Infatti mi reputo una studentessa, con l'aggiunta però di 25 anni di esperienza lavorativa. E come hai iniziato? Diciamo che finita la scuola nei primi anni 90 avevo già intuito che il mondo della moda si andava globalizzando e mi è venuta l'idea di andare a New York per lavorare come designer, ma al tempo stesso imparare l'inglese. Da lì a poco mi è venuta la passione per lo sportswear, per le scarpe, soprattutto la scarpa sportiva. Ho osato mandare i miei disegni alla Nike, dove uno dei dirigenti, Bill Peterson, prende in mano i miei disegni e, ritenendoli innovativi, mi assume in un'azienda dove si stava trasferendo, che è la Guess a Los Angeles, e da lì inizia la mia avventura come shoe designer. Per diversi anni ho abitato negli Stati Uniti, ho viaggiato in Asia per lo sviluppo prodotto visitando le fabbriche e viaggiando in Europa per la ricerca dei materiali e delle tendenze. Queste esperienze sono state alla base per poi lanciare la mia azienda, la mia linea di calzature e anche di maglieria. I prodotti che ho disegnato hanno venduto in negozi come Lino Ricci qua a Perugia, sì, ma anche Harrods a Londra, Barneys a New York, per nominare alcuni dei più famosi, ma molte altre boutique di nicchia in diversi paesi del mondo. Realizzare la propria immaginazione, commercializzare le proprie idee è un'esperienza formativa e illuminante. A questo punto ti chiedo, per chiudere, che insegnante sei? Hai presente quelle insegnanti che entrano in classe, divulgano le proprie conoscenze per poi verificare quanto gli studenti abbiano appreso? Bene, io mi assicuro che questo non accade nelle mie lezioni. Io trasformo la classe in un ufficio stile e si lavora insieme a me. Così si impara velocemente. Sono molti infatti gli studenti che si sorprendono della qualità professionale dei lavori che riescono a fare. A me piace aiutare il giovane aspirante designer a scoprire i propri talenti, a sviluppare uno stile personale espressivo e ad acquisire quelle competenze che servono per trasformare una passione in professione. L'Istituto Italiano Design è per voi che amate la moda. In questo settore si sono formati ultimamente molti profili nuovi. Questo è il momento ideale per venirci a trovare e scoprire cosa potete fare, cosa potete diventare con il nostro supporto educativo. Bene, è stato molto interessante, soprattutto hai fatto dei nomi incredibili, quindi Nike, cioè Guess, quindi cose. Vorrei consigliare per chiudere anche che c'è una serie TV bellissima che parla di design su Netflix e si parla anche del personaggio che tu hai citato, Peterson, credo. Sì, è molto bella, ve lo consiglio. Allora, grazie mille, è stata un'intervista fantastica, molto veloce e rapida, sei stata professionalissima e grazie ancora Isabella. Auguri a tutti voi. Ciao.